Ciao a tutti, oggi volevo, eh, fare, volevo fare dei video un po' diversi da quello che ho fatto prima, e eh, volevo fare sempre dei video inerenti alla serie di Killing Eve, allora la serie di Killinev che però trattano argomenti, eh, diciamo, inerenti nel contesto della serie. Ad esempio, avevamo visto eh, di Yves che era un agente più che agente segreto era un'investigatrice un che comunque ha ris, riscosso, comunque, molti scontri positivi: nel senso che, come figura femminile nel campo del, del, dell'indagine, del servizio segreto, del, insomma, in quel campo del, della, della polizia, dell'indagine, dell'investigazione. ecco in questo video voglio ehm, raccontarvi ehm, di un argomento sempre quasi inerente che però mh, diciamo mh, non è proprio diciamo uguale, è sempre nel campo eh, diciamo può essere sì investigativo eh, sì mh, investigativo segreto ecco, però non investivo segreto sempre nella parte femminile. Perché volevo, diciamo, volevo eh, raccontarvi sempre dal punto di vista femminile, dal punto di vista femminile di questo, di questo campo, ehm, ad esempio, volevo raccontarvi dello spionaggio femminile ai tempi della prima e seconda guerra mondiale e la guerra fredda. Allora, è un argomento eh, molto vasto. Diciamo, è sempre poco esplorato. Hanno fatto alcuni film dello spionaggio femminile, di cui uno in particolare che comunque non è molto conosciuto. Ne parlerò. Non è molto conosciuto. Ne parlerò. Ehm, che comunque è sempre molto poco esplorato perché in questo campo eh, si è sempre dato più spazio alla figura maschile tipo 007. Che qui è già più uh, moderna la cosa, però comunque anche nelle. Nel, come si chiama? Nelle, in, 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 in antichità, comunque, veniva dato più, più spazio alle spie maschili, insomma. Però c'erano anche queste figure eh, femminili eh, che comunque molto spesso le nazioni, specie la Francia,. Specie alla Francia, che aveva un'organizzazione, adesso aveva un'organizzazione principalmente, allora, principalmente questa organizzazione aveva, era principalmente francese, però reclutava eh, altre donne da altre parti del mondo, cioè nel senso, reclutava volontarie volontarie, che comunque chi voleva ruolarsi chiaramente durante la seconda guerra mondiale per eh, volontarie per chiaramente eh, servire lo stato. lo stato, lo Stato, la causa più che lo Stato, perché comunque durante la seconda guerra mondiale era una sola la causa, e quindi sappiamo tutti qual è, non lo dico perché in tal caso YouTube come al solito sapete tutto. Allora, questa organizzazione era l'SOE e poi ce n'era un'altra che era l'OSS. Allora, di queste due cose ve ne parlerò più avanti, perché comunque eh, sono due organizzazioni che hanno eh, bisogno di come posso dire, una certa, hanno bisogno di una certa, um, un certo approfondimento ben specifico che poi comunque in seguito ve ne parlo, tranquilli. Um, L'SOE reclutava eh, maggior parte, se voi vi andate su internet poi comunque ve ne parlerò, maggior parte ragazze, donne, anche uomini, però gli uomini comunque erano quelli um, o parenti o mariti o fratelli, cioè erano diciamo la maggior parte da quello che io ho visto, poi magari ho visto male, erano molte donne che, re, eh, chiamata, che, che reclutava questa organizzazione. Um, era l'SOE che si chiamava... Allora, io guardo in basso perché, devo, perché ci sono di quei nomi, ragazzi, che non voglio dirvi castronerie e piuttosto che dirvi castronerie, scusate, ma leggo, perché ci sono dei nomi alcuni impronunciabili. Quindi, allora, l'SOE era la Special Operation Executive, mentre l'OSOS era l'America, eh, i servizi, strategi, servizi strategici americani. Ok, allora la prima. Allora, um, nel, nella, nella storia, come dico, è stata poco esplorata questa figura dello della donna spia, della figura del personaggio femminile, perché sono sempre stati, diciamo, una figura maschile. Come come, come vado, ho già fatto l'esempio di 007, e, che anche se questa è diventata abbastanza recente, eh. Adesso la figura Ian Fleming non mi ricordo bene in che anno possa essere, <ride> in che anno possa essere, poi magari ve lo dirò, ma non mi ricordo molto bene in che anno poteva essere nato. Um, queste donne comunque venivano addestrate come corrieri, operatrici wireless, oppure specialmente come, come corrieri le facevano portare gli scambi, andare agli scambi. Cioè Fare tipo queste cose, e, ma erano, um, diciamo, non solo, non solo facevano, diciamo, a volte le facevano, erano portatrici, sì, di segreti militari e si infiltravano nella, nel, nel, diciamo, nelle, nelle organizzazioni nemiche, eccetera. E, però erano, le venivano addestrate anche nella manipolazione, nell'inganno e specialmente nella seduzione. Come avete visto, vabbè, quello magari, eh, quello magari è una cosa un po' particolare. Adesso non so se conoscete Red Sparrow, il film con Jennifer Lawrence. ecco. Vabbè, lì è l'addestramento russo che comunque è, veniva definito eh, venivano, addestravano le ragazze alla manipolazione, alla seduzione alla, diciamo, per, mh, per avere informazioni. Ecco, che comunque vi parlerò anche di quel film che comunque vediamo poi mh, che comunque è un film basato su cose reali eh, però alcune, per esempio, le Sparrow come vengono chiamate nel film non ho trovato nulla di questa, di questa organizzazione dell'SVR: sì, l'SVR è una branca del KGB e comunque c'è, diciamo, e c'è comunque ed esiste questa cosa. Quindi ve ne parlerò in seguito. E venivano loro venivano spesso possiamo dire, usate, è brutto da dire diciamo uh, usufruite di queste ragazze, eh, però mh, venivano per gli maggiori capi di queste organizzazioni le, le mettevano e, e sono, venivano spesso sono state mh, usate dicevano, beh, sì è brutto da dire ma è così nella prima e seconda guerra mondiale e poi nella guerra fredda la guerra fredda comunque mh, era eh, diciamo nel, era stata ehm, è stata l'ultima è eh, stata l'ultimo conflitto in cui venivano spesso usate anche poi vedremo delle spie russe donne che comunque venivano, venivano venivano addestrate non come nel film adesso vi, vi spiegherò meglio in finire Sparro però comunque si usavano già donne per donne spie russe donne per l'adulazione la seduzione eccetera allora la prim vi dirò allora ehm, comincio a dirvene ehm, comincio a dirvene 5 alla volta, 5-6 o penso, sono 6-6, 6 alla volta, 5 alla volta, in modo che comunque non vi fa, non venga il video tra lungo, tre ore, che eh, già dovrò tagliare i primi minuti perché vabbè, comunque ve ne dico 5-6 o alla volta, in modo da comunque faccio vari video e poi comunque al centro vi metto, vi parlerò d'altro, se no diventa, per me diventa una noia, per me diventerebbe una noia, comunque poi comunque se vi fa piacere continuerò. Um, allora la prima la conosciamo tutti e penso che non ci sia bisogno di presentazioni e, um, è uh, Matari. Matari, sapete tutti chi è Matari, è stata anche ispirazione per vari film. Adesso ci sono dei film dedicati a Matari e alla sua figura. Matari è stata una spia, um, è stata una spia per la um, Germania. È stata una spia per la Germania e venne giustiziata dal plotone d'esecuzione francese. Eh, come eh, plotone d'esecuzione francese, che si pensava fosse una spia. Però ci sono molte divergenze in questo, chiaramente. Ma sulla figura di Matari ci sono molte, eh, come dire, molte, molti, molti, dubbi. Ecco, molti dubbi: che comunque non era una spia, era una ragazza, era una, bella, una ballerina esotica. Era una, balleria, ballerina che, una ballerina esotica che usava appunto la sua bellezza, la sua la seduzione per appunto manipolare i, i nemici, cioè, insomma, i nemici, le organizzazioni. Era olandese e comunque era la sorella aveva tre fratelli e il suo nome per intero era Margaret leggo, scusate era Margaret Gertruda Macleod nata a Zell lei in seguito prese il nome del marito che si sposò perché dovete sapere lei si sposò però si sposò ad un uomo che mise un annuncio sul giornale perché cercava una moglie ecco <ride> ecco quindi perché cercava una moglie e Zell era il cognome del papà perché il papà era Adam Zell e la mamma era, ecco leggo che meglio era Enzi van Del Mulen e prese, ebbe, ebbe, aveva avuto tre fratelli di cui l'unica femmina e come ho detto prima era una spia eh, della Germania eh, nella prima guerra mondiale però nella prima guerra mondiale e fu giustiziata uno detto al plutone, al plutone francese come però si pensò come capro espiatorio perché lei aveva dei, docu dei documenti che contenevano varie falsificazioni e allora avevano bisogno di as associare la colpa si dice non lo so eh, associare la colpa a una a qualcuno come al solito e lei aveva tutte le Diciamo caratteristiche per prendersi la colpa era una donna, specialmente era una donna, era poi era una manipolatrice, era una ballerina. Ecco, la ballerina esotiche, le ballerine, ecco, le ballerine o anche all'epoca venivano a soldate, le, le prostitute perché comunque gli davano una possibilità di perché venivano pagate chiaramente, non eh? è che, cioè nel senso, qualcosa gli davano se l'operazione riusciva chiaramente, anche se le prendevano come volontari, ma qualcosa comunque mh, gli davano, gli davano gli onorificenze, eccetera, ma erano prostitute o erano ragazze che comunque purtroppo ballerine, che comunque si univano alla causa chiaramente, perché il disastro era immane, cioè nel senso, ragazzi, cioè, sapete come era prima e seconda guerra mondiale, ragazzi e comunque lei aveva tutte le caratteristiche era donna era una ballerina quindi in quei tempi la donna era simbolo della come si dice sì della lussuria del peccato ecco del peccato lì c'era molta religione era il pecca... ah, ora vabbè lasciamo sta comunque del peccato e quindi diciamo era molto era più che Credibile che fosse um, una spia o una colpevole quindi, come capo espiatorio era perfetta. Però alcuni dicevano in effetti che era innocente. E ci sono questi vari, questi vari dubbi. Dopo, dopo c'è Virginia Hall. Virginia Hall è stata una figura importante per gli americani, una delle, spie, una delle donne più affluenti in questa, in, questa in questo come si chiama in questo campo nasce come Virginia Hall Gelliot ed entrò a far parte prima, come vi ho detto dell'SOE, dell che è la Special Operation Executive, e dopo dell'OSS che era l'ufficio dei servizi strategici americani ed era una donna mh, molto uh, diciamo molto uh, coraggiosa, molto determinata era la classica donna determinata se non fosse perché comunque ebbe un incidente quando stava era piccola che cacciava, andava a caccia, ecco, andava a caccia e purtroppo con il fucile purtroppo per errore partì un colpo e si sparò ad una gamba. E quindi poi ci fece vedere tutto, però purtroppo per questa gamba non ci fu niente da fare e le venne tagliata. E quindi lei però non si arrese e si mise la gamba finta adesso non so se era di legno, la gamba finta. E questa è la cosa che la caratterizzava, perché una donna comunque non si è mh, abbattuta da questa cosa e si arruolò alla causa anche con questo handicap. Con questo handicap e comunque mh, divenne famosa anche per la Gestapo, per diciamo, i nemici. Esatto, per i tedeschi, che comunque i tedeschi, comunque dopo alla fine, mh, la chiamavano, era una persona molto conosciuta appunto per questo, perché era una persona molto determinata e veniva chiamata o la signora zoppicante alla fine, e la, o Maria di Lione. Divenne famosa anche nelle organizzazioni nemiche, talmente era una donna forte. E, dopodiché eh, ci fu. Um, Nancy Hawk. ecco Nancy Hawk era una donna molto bella, se voi vedete su internet veramente molto molto bella, forse purtroppo la fotografia che l'ha messa molto bella, ehm, us e venne usata sempre dall'SOE dall come operatrice wireless o come corriere nella rete, um, nella rete di fuga di Pat, scusate, Pat Olerai. Che viene costruita, dopo vi racconterò bene: venne costruita una rete uh, di, di fuga per chiaramente far fuggire gli alleati che vennero uh, presi. Per esempio, in questo caso lei uh, fece fuggire gli aviatori che si rifugiarono nella Spagna neutrale all'epoca. E quindi aiutò queste, queste persone a scappare. E, dopo diverse missioni viene definita uh, lei ebbe molti soprannomi. Molti soprannomi come Hélène, uh, Freelance, Gas Freelance <ride> eh, vabbè. Gaspard. Infine viene definita il topo bianco. topo bianco perché io ho pensato, non dice il motivo, però io ho pensato molto perché era veloce e poi perché era caucasica. Comunque sappiamo quando in passato usavano la parola bianco su una persona era perché la pelle era bianca. Era perché la pelle era bianca penso io. Allora, la prossima, ok, è un nome impronunciabile, ve lo dico, eh, si chiama, ok, Nur Ia Inayatakan, ce l'ho fatta, eh, è conosciuta anche come Nora Baker, molto meglio, come Nora Baker, sempre, a, era una spia della Resistenza britannica e si arruolò al servizio dell'SOE con il nome in codice Madeleine. Anche lei fu un'operatrice wireless. Allora, inizialmente venivano messe come operatrici wireless, nel senso come la rete telefoniche oppure centralini per far passare le informazioni. Era le cose più semplici li facevano fare all'inizio perché comunque ehm, non sapevano, non conoscendo. È un po' come adesso, cioè adesso è il punto del lavoro ti mettono a fare le cose più semplici. E poi se qualcuno vuole ti mantitengono, ti tengono. Ti tengono e comunque ti fanno andare avanti, un po' come più o meno come ora. Fu la prima donna ad essere arruolata nel um, al Ministero dell'Aeronautica. Quindi la prima donna, lei comunque era di um, ideali pacifisti, però comunque allora in quel momento tutti facevano tutto. <ride> Per chiaramente per buttare giù il governo nazista e quindi ovviamente ehm, nel novembre del 40 si unì, alla, ecco, si unì alla woman auxiliary air force come aircraft woman ed come seconda classe addestrata la prima donna che venne addestrata come aviatrice come aviatrice e operatore wireless nel, per, nel ministero dell'aeronautica Forse però, però eh, come nel mistero dell'Aeronautica, purtroppo, però fu una delle adesso poche, una delle, delle che venne catturata come, purtroppo da, da chi sappiamo noi e venne portata al campo di concentramento di Dachau Ecco, purtroppo. Um, dopodiché abbiamo anche qui ecco, eh, una um, Cristina Scarbeck, ok, questa è un po' più pronunciabile di quello di prima. Scarbeck è conosciuta come Christine Grenville, sé, anche lei agente polacca, si arruolò nell'SOE durante la seconda guerra mondiale. Uh, il suo uno dei più successi più grandi, diciamo, viene riconosciuta come um, reclutare donne. Che vengono uh, per reclutare donne per mettere ne occupati dai. Uh, reclutare donne che vennero occupate um, donne uh, che vengono, venivano occupate uh, nei luoghi che erano nei luoghi ne occupati dai nazisti. Diciamo che lei mh, reclutava queste donne che um, venivano prese dai nazisti e le faceva comunque lavorare per, per loro. Um, diciamo, era una delle, le fulle, una delle più longeve delle donne britanniche perché comunque a quell'epoca sappiamo tutti che l'età era quello che era, specialmente poi comunque se entravi a far parte di organizzazioni del genere sai ecco non si sa quanto duravi ecco e però ebbe anche un corteggiatore ossessionato ovvero in questo caso si chiama lo stalker che venne Fortunatamente preso e poi giustiziato, però comunque lei morì pugna, pugnalata da questo individuo che comunque è una cosa recentissima che veniva anche all'epoca, chiaramente c'era più di adesso, pugnalata da questo individuo che la corteggiava e comunque alla fine era ossessionato da lei, ma venì comunque, meno male venì preso. Ultima di questo video è Melita Norwood. Melita Norwood era uno stato membro del partito britannico e spia del KGB. Um, lei allora, um, la sua, il suo lavoro più grosso, il suo successo più grande, possiamo dire, um, fornì, fornì dei segreti per le armi nucleari atomiche. Grazie al lavoro. Eh? grazie al suo lavoro alla British North Rose Metal Research Association, dove lavorò per 40 anni, cioè lei forniva informazioni, eh, alla, come si chiama? Forniva informazioni sulle armi atomiche, ehm, sulle armi atomiche al, um, alla, um, al, allo Stato, fornendo sempre allo Stato praticamente e allo Stato della Gran Bretagna. E, e fu anche lei una delle spie donne più longeve eh, della Gran Bretagna che lavorava per il KGB chiaramente che lavorava per il KGB ora io eh, finisco qui diciamo così almeno eh, finisco qui in tal caso venisse un, un video venga lui da dovrò tagliare delle robe che meno male che lo vedo già abbastanza lungo e finisco qui io il prossimo video vi racconterò pian piano ho spezzettato i video perché sennò vengono lunghissimi e meglio ecco andrò avanti sempre con queste cose che comunque questo argomento che comunque è sempre inerente comunque ho la passione comunque anche di queste cose poi comunque vi racconterò meglio inerente, sempre inerente a queste cose e la prossima volta vi racconto anche quello comunque ve lo farò in varie fasi perché sennò diventa troppo lungo Ora vi saluto, eh, spero vi sia piaciuto, spero che vi piacciono, e vi saluto alla prossima volta.